passato un mese. Per quanto tempo mi devo sentire ancora in colpa? Hm? Tu pensi che io non soffra? Soffri, sì, però non cambi idea. Ascolta, nonno, io non sto cercando di convincerti. E non ci riusciresti, perché finché sono vivo, quello che è mio è mio. Le conosco già le sue ragioni. Tua nonna me ne parlava sempre delle sue ragioni. Ogni maledettissima sera cercava di convincermi, lo sapete tutti, no? Tutti lo sapete. E se ne parlava anche quella sera in cui è successa... in cui è successo quello che è successo. Nonno, ma qui nessuno ti sta accusando del suo infarto. Sì, lo so, lo so. Ma è che sono io che mi sento in colpa. L'amavo. Noi siamo la tua famiglia. Ma se vendessimo, risolveremo ogni problema. Lo sai anche tu. Ci sono cose che non si possono vendere mai. E poi... i ricordi non si possono buttare via così. Ma c'è la crisi. E per andare avanti abbiamo bisogno di investire. C'è bisogno di capitale. Ma ne ho viste tante di crisi. Passerà anche questa, no? Sei cocciuto, nonno. Senti, non avevi detto che non volevi convincermi? Eh? Io non voglio litigare con la famiglia, ma vorrei almeno che qualcuno mi ascoltasse. Tuo padre sono anni che cerca di fare tutto da solo, che cerca di pensare da solo. Ti garantisco una cosa. Che finché scorre il sangue qua dentro, questa è casa mia. E in casa mia comando io, chiaro? Siete testardi. Non sono testardo. Io guardo la realtà. Ma non vedi come siamo messi, eh? Non arriviamo alla fine del mese pur lavorando 18 ore al giorno. Sì, però il nonno dice che lui ne ha viste di peggio. Forse ha ragione. Ti sei lasciata convincere. Ti avevo chiesto di parlargli perché con te è più maleabile e tu... tu gli dai ragione. Ma perché non cerchiamo di pensare a strategie alternative? Abbiamo le banche sul collo e tu ancora parli di strategie alternative, eh? Non c'è tempo. Bisogna vendere e capitalizzare. È la sua vita. È tutta la sua vita, papà. Allora non hai capito. Io non ho più soldi per mandarti all'università. Vuoi rinunciare all'università? No. Io non mi faccio rovinare da un uomo cocciuto e idealista. Io non sono un idealista. Ti ho cresciuto bene. Ho cercato di darti tutto quello che ho potuto. Io non volevo dire questo. E cosa volevi dire, eh? Che non ci sto con la testa? Che non mi accorgo che siamo pieni di debiti? Sottovaluti, papà, sottovaluti tutto. Forse non conosci la situazione. Guardami bene. Ognuna di queste rughe è nata e cresciuta in questa proprietà. Lo so. Dimmi, guardandomi negli occhi, che non ami questo posto, io ti lascerò fare tutto quello che vuoi. L'amore non c'entra. L'amore c'entra. L'amore c'entra sempre.